Franco Schneid, parlo da una scuola di Argenta dove sono stato invitato per un ricordo del mio passato di reduce dal campo di concentramento di Buchenwald, dove sono stato imprigionato assieme a mio padre, mentre contemporaneamente mia madre era stata imprigionata e spedita nel campo femminile di Ravensbrück. Dico questo perché noi tre, famiglia di tre persone, io, il papà e la mamma, siamo l'unica famiglia in Europa partita per dei campi tedeschi e ritornati tutti e tre. Non ce ne sono altre. Chiaramente è stato un miracolo dovuto a un'infinità di circostanze. Ho sempre detto che per uscire vivi col proprio padre da Buchenwald e per ritrovare la mamma reduce da Ravensbrück bisognava avere molta fortuna. Io sono Beatrice Trentini, insegno lettere al Liceo Scientifico di Argenta. La giornata di oggi è stata organizzata da noi, dalla biblioteca comunale che ci ha seguito e ci ha aiutato a organizzare una serie di incontri con i ragazzi relativi alla presenza ebraica invece proprio sul nostro territorio, oltre che invece da una serie di assemblee in cui i ragazzi hanno pensato delle domande da porre finalmente a una persona che in carne e ossa aveva vissuto sulla propria pelle quello che di solito si legge nei libri. Questo è proprio lo scopo della giornata di oggi. A fronte del fatto che a volte la memoria sembra legata a un giorno, a una ritualità che perde per forza di significato, abbiamo invece cercato di far capire che è qualcosa che va vissuta, che va introiettata, che va portata dentro di noi, no? Certo solo la memoria dell'Olocausto, ma anche partendo da lì per ragionare su tutte le tragedie umane, su tutto quello che questa parte della storia dell'umanità rappresenta anche per il mondo contemporaneo. Come ha influito questa esperienza nella sua vita? Ho cercato di non, come posso dire, di far finta che non mi fosse accaduto, perché altrimenti era importante ricominciare a vivere facendo finta quasi di niente, perché se ti fissavi in questo squarcio della tua vita non ne uscivi più. Ecco, io ho parlato poco nelle scuole, 7-8 volte in tutto e sempre a Ferrara. E tutte le volte rimango, quelle poche volte, che rimango stupito dall'interesse per quello che dico. Mi sembra incredibile che dei ragazzi di 14, 15, 16 anni ascoltino a bocca aperta un tizio che racconta un vissuto di 60 anni fa. Rimango stupito, emozionato e felice.